mi era giunta voce di quegli strani avvenimenti e della possibilità che la casa dei Glazer fosse infestata. Alcuni agenti avevano ricevuto lamentele per i rumori. Io ero in servizio quando Ed e Lorraine Warren si presentarono al vecchio dipartimento di Grace Bridge Road. Ed Warren si qualificò come demonologo, Lorraine Warren invece come sensitiva. Lorraine era scioccata. Mi riferì che, mentre stavano praticando un esorcismo, Arnie Cheyenne Johnson aveva invitato il diavolo a prendere lui al posto di David Glazel. Non riusciva a darsi pace, ripeteva, non avrebbe dovuto farlo, è stato un grave errore, non sa cosa va incontro. Io vedo qualcuno ferito gravemente o pugnalato a morte. Voleva allertarci riguardo a un possibile delitto e lo fece, ribadisco, dicendo di averlo già visto in quanto sensitiva. Era credibile, non parlava né si comportava in modo strano. Mi diede la netta impressione di essere sincera, di crederci davvero. E purtroppo andò proprio così.